Che significa avere un profilo da bird cell e quali sono gli eventuali rimedi a questo tipo di condizione? Sappiamo benissimo che la mandibola, cioè l'osso inferiore che contiene i denti, è un osso molto importante perché deve possedere un corretto sviluppo per garantire sia una buona estetica del volto, sia anche per garantire una buona salute. E diciamo nel soggetto col profilo da bird cell c'è proprio la caratteristica di questa mandibola, come potete vedere anche in questa foto, piccola, retrusa, sfuggente o anche arrotondata dal grasso in alcuni casi. E ovviamente questo tipo di mandibola, tra virgolette, sciolta, fa perdere drammaticamente di virilità, ma ovviamente anche in una donna non è esteticamente gradevole, non si correla con uno stato di salute ottimale. In questi soggetti anche il mento risulterà piccolo e anche arretrato. E questo si riscontra in quei soggetti che hanno appunto una malocclusione dentale che si chiama seconda classe. È importante in tal senso prevenire questo tipo di problematiche sin da piccoli, evitando che l'individuo possa poi, durante la fase dello sviluppo, diciamo, avere un aggravamento della condizione di seconda classe, perché tutti noi esseri umani nasciamo fisiologicamente in seconda classe, però questa seconda classe poi, diciamo, che si autocorregge se l'organo della masticazione riceve degli stimoli corretti, come l'allattamento al seno, la masticazione dei cibi duri. Però tutti noi nasciamo in seconda classe, ma la natura ci ha dato i mezzi per avere, diciamo, una autocorrezione di questa seconda classe. Non vi sto a spiegare i motivi per cui nasciamo in seconda classe, altrimenti il video sarebbe troppo lungo. Però, se vogliamo, è importante sin da piccoli avere questi stimoli. Se questi stimoli vengono a mancare, ovviamente si avrà una seconda classe, che non è genetica, ma è legata proprio allo stile di vita. Anche l'angolo della mandibola è importante, e in un uomo questo angolo deve essere compreso tra i 90 e i 120 gradi, ma in questi soggetti molto spesso questo angolo della mandibola è alterato. Perciò capiamo bene che la mandibola è un osso molto importante nella trazione, e infatti se la mandibola è ben sviluppata e simmetrica, ci indica che quel partner è sano, è forte e non ha mai subito traumi nel corso della sua vita. Se poi invece una mandibola retrusa si associa poi anche ad un naso sporgente e ad una fronte spiovente, come potete vedere proprio in questi profili, si avrà proprio il tipico profilo da bird cell, cioè che ricorda proprio quello di un uccello, perché bird significa uccello, cell sta per incel, cioè celibe involontario, dall'anglosassone se vogliamo. In questi soggetti il naso è molto più sporgente della norma, anche perché i mascellari sono arretrati a cassetto. Ovviamente le cause di ciò sono differenti, ma sono chiaramente da ricondursi ad una scorretta postura della lingua, ad un mancato allattamento al seno naturale sin da piccoli, come vi ho accennato prima, a una respirazione orale reiterata nel corso del tempo e a una masticazione di cibi morbidi che purtroppo affligge la nostra civiltà. Tutte queste condizioni rendono deboli i muscoli facciali e di conseguenza, se i muscoli sono deboli, anche le ossa sono deboli. Quali sono i rimedi nel pratico? Ce ne sono tanti, ovviamente. Abbiamo metodiche più invasive e metodiche meno invasive. Gli approcci più invasivi possono prevedere la chirurgia ortognatica dei mascellari e la rinoplastica. Anche l'ormone della crescita può far crescere correttamente la mandibola in questi casi, ma ovviamente si tratta di doping. In alcuni casi ci possono essere degli approcci non chirurgici o comunque sia meno invasivi, come per esempio diciamo, farsi crescere una barba folta e curata e anche squadrata che entro certi limiti, se il profilo da bird cell non è molto pronunciato, diciamo che la mandibola piccola e retrusa può essere nascosta. Anche alcune acconciature possono mascherare la fronte, soprattutto in caso di bassa attaccatura dei capelli. Ma ovviamente queste metodiche mascherano i sintomi senza agire sulla causa. Invece quello che bisogna fare è agire sulla causa della problematica. E qui c'è un luogo comune da sfatare, cioè si dice se uno ha questi tipi di profili, anche in età adulta, non è possibile risolvere la problematica se non ricorrendo alla chirurgia ortognatica. Questo non è sempre vero, perché noi ortodontisti abbiamo dei mezzi terapeutici che ci permettono appunto di correggere anche casi di malocclusioni gravi in età adulta, perché è la funzione che crea l'organo. Se si ripristinano correttamente le funzioni dell'organo masticatorio, si può riuscire, entro certi limiti, a risolvere questi tipi di problematiche senza dover ricorrere alla chirurgia. La prevenzione rappresenta la prima arma. Anche perché poi una mandibola così piccola predispone ovviamente ad una masticazione non corretta, ma anche al rischio di apnee ostruttive del sonno, che poi di conseguenza possono aumentare il rischio di minore produttività sul lavoro,
maggiori malattie cardiovascolari e così via. Diciamo che in questi casi la cosa più intelligente da fare è rivolgersi ad un odontoiatra, cioè a un dentista che sia specializzato in questo campo, come per esempio me, ma ce ne sono chiaramente anche altri in Italia, in modo tale che la problematica venga affrontata da un punto di vista funzionale e in modo tale che le cause della problematica vengano ad essere appunto risolte correttamente. Se vuoi infatti avere maggiori informazioni, puoi contattarmi in privato tramite email. La mail la trovi nelle info in descrizione del canale. Il Mewing, per esempio, associato all'ortodonzia, quindi all'apparecchio, possono chiaramente ridurre drammaticamente la gravità di un profilo da Birds. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace ed iscriviti al canale, condividendo il video con altri utenti, in modo tale da far crescere sempre di più questa community e da renderla sempre più utile per tutti.